Bernardini. Grazie Presidente. La dichiarazione di voto della delegazione radicale all'interno del gruppo del PD sarà una, esprimerà un voto negativo, un voto no al bilancio interno della Camera dei Deputati, perché riteniamo che la strada che occorre fare nella direzione della trasparenza, della conoscenza da parte dei cittadini sia ancora molto molto lunga e vogliamo operare, continuare ad operare e collaborare in questa direzione. Vedete, non è stato ammesso al dibattito un ordine del giorno che riteneva che chiedeva di rendere cogente per tutti i deputati la pubblicazione sul sito internet della Camera della propria, di ciascun deputato, anagrafe patrimoniale. Fino a questo momento, dai dati raccolti dal sito Open Police, che pesca direttamente dal sito della Camera, in questa assemblea sono 107 su 630 i deputati che hanno acconsentito, hanno firmato la liberatoria per mettere la propria dichiarazione patrimoniale, la propria dichiarazione dei redditi sul sito internet. Il motivo per cui è stato dichiarato inammissibile il nostro ordine del giorno, sinceramente non lo comprendiamo. Perché? La legge che cosa dice? La legge dice che ciascun elettore può venire con il suo certificato elettorale qui alla Camera dei Deputati e prendere visione della dichiarazione dei redditi e dell'anagrafe patrimoniale di ciascun deputato. Allora, è chiaro che l'elettore di Roma, diciamo, seppure con qualche noia, insomma, viene fino a qui, chiede di poter vedere la dichiarazione dei redditi di Berlusconi, di Bersani, di Fini e la può vedere, la può visionare. Certo, qualche problema in più lo avrà l'elettore di Bolzano o l'elettore di Canicattì, che dovrà prendere l'aereo oppure affrontare un viaggio terribile in treno per avere quello che è un suo diritto, cioè di poter visionare la dichiarazione dei redditi e l'anagrafe patrimoniale. Pensiamo di aver chiesto una cosa molto semplice per mettere tutti gli elettori sullo stesso piano affinché, appunto, ciascun deputato sia obbligato, visto che è suo obbligo presentare questa dichiarazione, oltre che quella delle spese elettorali. E invece io credo che la ragionevolezza ancora non sia qui di casa. Dicevo, la strada nella direzione della trasparenza è ancora molto lunga. Per esempio, anche le dichiarazioni congiunte per i contributi superiori a 50.000 euro sono visionabili dal singolo cittadino elettore. Viene qui con il certificato elettorale e dice: vorrei vedere queste dichiarazioni. Anche questo nostro ordine del giorno non è stato accolto e questo riteniamo che sia molto grave. Avendo noi avuto accesso a questi dati, comunichiamo. Lo ha fatto già il segretario di Radicali Italiani, al quale li ho consegnati, li pubblicheremo noi sul sito internet Open Camera e Radicali Wikileaks, cioè sul sito di Radicali Italiani, perché riteniamo che andare nella direzione della trasparenza, della conoscenza da parte dei cittadini sia un bene per la democrazia, faccia crescere la consapevolezza del cittadino e rende questa aula, questo ramo del Parlamento più aderente al ruolo che deve svolgere ciascun deputato. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Bernardini.